Attenzione, questo video contiene un po' di anticipazioni, pertanto se non volete ascoltarle perché magari non volete rovinarvi la sorpresa, fermatevi qui. Se invece siete curiosi, continuate con la visione. È terminato ieri sera il lungo viaggio del Segreto di Puente Viejo, una telenovela durata ben 9 anni che ha riscosso un grandissimo successo e che difficilmente verrà dimenticata. Oggi vi vogliamo raccontare un po' quello che è accaduto durante questo ultimo appuntamento. L'obiettivo di Donna Francisca era quello di riprendersi tutto quello che ha perso. Così ha creato la Confraternita degli Arcangeli, un gruppo di persone che ha letteralmente seminato terrore tra gli abitanti del paese. La fabbrica di Don Ignazio è stata fatta esplodere. L'uomo, quindi, ha visto crollare quella che era la sua fonte di denaro. A lui è rimasta la sua villa e la sua famiglia, che però si è dovuta dividere. Rosa, infatti, si è scoperta pazza come sua madre, Donna Begonia. La ragazza prima ha provato a mettere nei guai suo marito, facendolo accusare di omicidio. Poi ha perso la pazienza ed ha tentato di uccidere la giovane Carolina, puntandole un coltello alla gola. Insomma, si è arrivati al limite. Per questo motivo, sia lei che sua madre sono state mandate in un ospedale psichiatrico. La dipartita di Rosa ha lasciato via libera ad Adolfo e Marta. I due infatti si amano ed hanno lasciato Puente Viejo insieme per poter incominciare una nuova vita altrove felici e contenti. Carolina invece è rimasta con suo padre Manuela, oltre che con Pablo, ovviamente. Emilia Ulloa ha confessato il suo segreto. La donna ha scoperto di essere gravemente malata ed ha deciso di morire a Puente Viejo. Per questo ha fatto ritorno e si è allontanata da Alfonso e dal resto della sua famiglia. La notizia ha sconvolto sia Marcela che Mattias. La marchesa dello Svisos per poco non ha perso suo figlio Tomas. Un uomo di cui lei si fidava tantissimo ha tentato di ucciderlo e voleva far fare anche a lei la stessa fine. Isabel ne è uscita indenne e così anche i suoi figli. Alla fine però un colpo di scena c'è stato. Isabel infatti ha voluto incontrare Don Ignazio a casa sua. All'uomo ha confessato di provare dei sentimenti nei suoi confronti e che spera di essere ricambiata. Ignazio le ha detto che ha bisogno di tempo, ma si è ben inteso che anche lui sembra essere innamorato della marchesa. Ve lo aspettavate? Anche Miraniar erano in procinto di separarsi, in un certo senso. Ippolito avrebbe dovuto raggiungere sua figlia Belen, lasciando così Puente Viejo. Onesimo invece avrebbe dovuto sposare Antonita ed andare a lavorare nella miniera della marchesa. Dolores e Tiburzio invece si sono ripetuti quanto si amano, si sono abbracciati e si sono detti che gli anni trascorsi insieme sono stati più belli della loro vita. E adesso giungiamo alla fine. Dopo l'esplosione della fabbrica di Ignazio, Don Filiberto è stato preso di mira dai Puente Viejini, che a lui ne davano la colpa. Il prete ha chiesto aiuto a Donna Francisca, ma questo gliel'ha negato e anzi ha ordinato di ucciderlo. Così Don Filiberto ha deciso di vendicarsi piazzando delle bombe per le vie del paese e facendo saltare in aria tutto Puente Viejo. In una delle ultime scene abbiamo assistito ad una grande esplosione e abbiamo sentito le urla dei Puente Viejini. Tutti sono morti, inclusi Raimondo e Donna Francisca. E a raccontarlo è stata proprio la Montenegro, che ha ripercorso la sua vita ed ha rivelato che il segreto di Puente Viejo è l'amore grande ed infinito che unisce, per esempio, lei e Raimondo. La coppia, pilastro di questa telenovela, è rimasta unita anche dopo la morte. Nell'ultimissima scena abbiamo visto Francisca e Raimondo ancora una volta insieme, pronti a riposarsi e ad amarsi per l'eternità. Si è concluso così il segreto di Puente Viejo. Per chi volesse saperlo, non è stato fatto nessun riferimento alla morte di Pepa. La levatrice è stata però nominata da Mattias quando, con Marcela, ha parlato di sua madre e dell'amicizia che la univa a lei. Quest'ultima puntata è stata interamente dedicata alle vittime del coronavirus e alle loro famiglie. Subito dopo il finale è partita una carrellata di fotografie con tutti i personaggi che hanno popolato Puente Viejo e che hanno tenuto compagnia al pubblico per questi 9 lunghi anni. Bene, questo è quello che c'era da sapere, più o meno, su questa ultima puntata. Noi ci sentiamo presto con le anticipazioni italiane del segreto. Del resto, c'è ancora molto da raccontare. Alla prossima!